Buongiorno e buona domenica, amici. Oggi pulizia del viso. Pulizia del viso con prodotti professionali, chiaramente. Poi farò vedere anche col fa da te. Dunque, io evito di far fare il vapore perché il vapore apre i pori, apre troppo i pori. E se poi non siete capaci a spremere correttamente, vengono i fruncoli, fa infezione il punto di grasso, il punto nero e vi si infiamma, quindi vi riempite di fruncoli. Evitate questo passaggio perché lo fate fare alla professionista estetista, grazie cari. Allora, però, per fare un buon risultato di pulizia del viso, nonostante non ci fosse il vapore, io mi riscaldo un asciugamanino di cotone, di spugna morbido, con acqua calda e mi ci faccio degli impacchi, così, proprio per preparare la pelle. Almeno 2-3 minuti. Dopodiché lo asciughiamo e facciamo il peeling granulare. Ah, cioè avevo proprio bisogno, guarda. Era proprio tanto tempo che non mi prendevo cura di me in maniera professionale. È importante la qualità del prodotto, ma è importante anche come usate le mani, ragazze, eh? Mi raccomando. Vi piace l'ultimo smaltino, ragazze? Bello, quanto è chic. Un po' hard, un po' dark, un po' punk. Siamo sull'Halloween. Ecco, così ci assomiglio proprio, eh? Halloween. Quindi movimenti circolari, mano leggera, eh? Perché comunque già il peeling è abrasivo. Bene, a me mi piace molto intonare le labbra, perché mettendo matita e rossetto si formano quei puntini neri orrendi. Al naso. Così non ci spremiamo più i punti di grasso sul naso, evitate proprio questo procedimento perché lascia i pori dilatati, non spremiamo più niente. Guarda, se voi fate in questo modo, cioè avete una pelle meravigliosa, meravigliosa. Poi di tanto in tanto chi soffre veramente con la pelle grassa, allora se ne può concedere una volta ogni mese, mese e mezzo anche l'estetista, ok? Questo è per il fai da te a casa con prodotti comunque professionali. Sempre acqua calda, calda ma non bollente chiaramente, con l'asciugamanino. Sciacquiamo il peeling. Questo procedimento per una pelle dopo i 40 andrebbe fatto, non dico tanto, chi sta proprio male male con la pelle, i primi tempi una volta a settimana, altrimenti anche ogni 15 giorni. Questa è una pulizia del viso proprio approfondita, eh? Far sì che poi tutte le creme funzionali penetrano in profondità. Quindi, prima di iniziare una crema che ad alto costo, magari avete pure speso e investito parecchio, fatevi un bel peeling in questo modo.
aprite un pochino i pori con l'asciugamanino caldo. Ok, a questo punto io vi faccio una bella chicca da gran signora, una maschera al collagene puro. Collagene. Questa è professionale da istituto, eh? E poi ci mettiamo questa pasticca dentro, guardate, eh? E voilà. Diamogli tempo un minuto che si imbibisce, la pastiglia imbibisce tutto il liquido che è il collagene e poi si tira su. Oh. Lasciamo un po' assorbire. Che poi comunque questi prodotti tra l'altro non sono poi così costosi, eh? Non mi dite che marca so, perché tanto lo sapete che marca so. Sono i miei prodotti, punto. Non voglio pubblicizzare niente. Però ragazze, veramente, in giro c'è veramente zozzeria. Ancora ammorbidire, quasi fatto, eh? E questa è una maschera veramente altamente professionale. È una preziosa maschera al collagene puro 100% che io mi faccio una volta al mese. Molto delicata la situazione, eh? Questa è una maschera, vedete, con il riportato i buchi del naso alla bocca, proprio per indicarvi la corretta posizione dei punti da prendere. Ecco qua. Fate aderire bene, bene, bene e poi vi sdraiate. Io la tengo dai 20 minuti a mezz'ora perché voglio proprio che penetra bene bene. Quando la tolgo mi sciacquo. Ma siccome i tempi dei miei video sono reali, non sono capace a accorciare, facciamo finta che sono passati 20 minuti, ok? Così faccio vedere dopo come continuo a procedere con la pulizia del viso. Quindi tolgo, la rimetto dentro. E la chiudo e la metto in frigorifero perché col liquido che c'è dentro ci faccio almeno 3 volte. Quindi a questo punto mi sciacquo il viso. Passo al contorno occhi. Contorno occhi, acido ialuronico e caffeina, quindi drena e dà un effetto lifting. Medio e indice, si parte dalle tempie, numero 8 all'indentro, così all'indentro, no al di fuori, ok? Così. Sopra l'arco sopraccigliale, perché le fasce muscolari stanno sopra, non stanno qua. È inutile che andate a toccare questa filigrana sottilissima. O le palpebre inferiori perché si ammollano, perdono veramente di elasticità. Poi qui facciamo il numero 8 per le zampe di gallina, anche per prevenirle, eh? Non è detto che se non ce l'avete lo fate comunque. Numero 8. E chi ha la parte sopraccigliale gonfia può premere in questo modo perché comunque qui si può perché c'è l'osso, drena. Ecco qua. Dopodiché, quando si è asciugato e avete fatto bene bene il massaggino, perché ripeto, il prodotto deve essere valido, ma anche le mani devono sapere
andare nel verso giusto, altrimenti veramente si invecchia la pelle, prende delle pieghe bruttissime. A me mi hanno detto se mi ero fatta il botolino, no, non mi sono fatta niente, io sono trattamenti e massaggi bene, 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 ok. A questo punto lo facciamo ancora penetrare bene, bene, perché ce l'ho messo un bel po', oggi voglio proprio farla splendida e quindi ho bondato col prodotto. Chi c'ha un po' di rughette lo può mettere anche qui il contorno occhi, ragazzi. Tranquillamente. Poi passiamo alla crema. Io la chiamo Luxury, una crema. Ah no, questa è la maschera. Ops! Luxury perché crema multivitaminica elasticizzante. Dal profumo di Chanel. Ci ho fatto mettere io il profumo di Chanel. Tanto tutte le creme hanno il profumo, eh? Ok, facciamo così. Crema molto fluida, molto delicata, non appiccica per niente perché non c'ha silicone, cera, glicerina, paraffina, niente. E collo. Guardate già un po' che bella pelle rosa, rosa perché, guarda, era un paio di mesi che non mi facevo il peeling, quindi ha ripreso proprio vita, ha ripreso proprio ossigeno, ecco, si è riattivata proprio notevolmente la circolazione. E adesso posso anche passare al make-up, che dopo farò e vi faccio vedere. Questa è la pulizia del viso. Questo io di solito lo faccio la sera, eh? Mo è mattina, è domenica, sono libera, l'ho fatto. Preferibilmente farlo la sera. Ok, ragazze, spero che vi abbia accontentato come sempre. Ciao belle, a dopo, eh!